Buongiorno a tutti, secondo appuntamento con il dato e tratto, il punto settimanale con il presidente ICOM Stefano D'Empoli. Buongiorno Stefano. Ciao Andrea. Il punto partendo dai numeri, il primo numero che andiamo a analizzare insieme riguarda le stime di crescita, o meglio di decrescita del prodotto interno lordo per il 2020 elaborate da Confindustria che stima appunto una riduzione del 6%. Come possiamo interpretare a tuo avviso questo dato che cosa ci dice sull'Italia? Ma ci dice che stanno operando congiuntamente uno shock dell'offerta e uno shock della domanda molto gravi, causati naturalmente dal blocco delle attività produttive e dall'impossibilità, insomma, di operare molte delle forme di consumo normali. E pensiamo al turismo, insomma, tanto da dare un esempio. E quindi con conseguente calo degli investimenti oltre il 10%, anche a causa della grave incertezza, insomma, che c'è naturalmente sull'attività delle imprese e dei consumi. L'ipotesi ecco, sulla quale forse vale la pena ragionare è quella che loro fanno, in base alla quale, insomma, tra la fine di maggio e la fine di giugno si dovrebbe arrivare ritornare a un 100% di normalità, almeno diciamo le attività industriali, le attività manifatturiere. Chiaramente è un'ipotesi, insomma, che noi tutti ci auguriamo, non è, date le circostanze, così scontata. Quindi ecco, se non dovessimo raggiungere quell'obiettivo del ritornare alla completa normalità tra maggio e giugno, la caduta potrebbe essere ancora più significativa di quella già disastrosa, per intenderci peggiore ancora di quella del 2009, immaginato dal Centro Studi di Confindustria. Secondo dato, Stefano, riguarda invece l'università che ha dato una buona prova di sé trasferendo le proprie attività online. Si calcola, lo ha detto il ministro Manfredi, che il 94% delle lezioni universitarie si sia svolta online durante il periodo del lockdown. Come valuti questo dato? Cosa dobbiamo imparare da questa esperienza? Beh, certamente una buona reattività, anche perché tranne poche eccezioni, certamente l'Università Italiana non era granché preparata sul piano dell'e-learning, della didattica a distanza, e quindi tutto sommato in tempi abbastanza ristretti c'è stato un switch notevole e quasi completo. Qualche difficoltà in più, a mio avviso, sugli esami. Naturalmente poi bisogna verificare, insomma, quanti degli studenti riescono davvero, insomma, a collegarsi e a fruire le lezioni online, che però in generale hanno il vantaggio, insomma, rispetto a quelle fisiche, di poter essere registrate. E questo, insieme ad altri vantaggi che a mio avviso ci sono, insomma, maggiore interazione con gli studenti, a mio avviso deve essere colta come un'opportunità anche nella fase successiva, insomma, a questa emergenza, cioè quello al quale l'università è stata costretta con un colpo di frusta molto violento, spero possa poi rimanere e consolidarsi successivamente in università che ovviamente rimanga fisica, ma mixi, diciamo, la fisicità con i canali online, che naturalmente, insomma, consentono di raggiungere un numero di persone e di studenti molto superiore. Allora, grazie Stefano per la tua partecipazione. Buona giornata. Grazie.